Ciao! L'idea per questo video doveva essere l'unboxing, montaggio e le prime impressioni di un simpatico carrellino per bicicletta. Guardando poi le riprese, mi sembra tanto un servizio video sul nostro cane Odi. Con tanti metri quadri di cortile e giardino a disposizione, ha deciso che il posto migliore per scranocchiare il suo osso era proprio davanti alla telecamera. Ma pazienza, ti dovrei sorbire un po' di cane. Ho ordinato questo carrellino su eBay, l'ho pagato 74 euro compresa spedizione. È un prodotto economico, ma tutto sommato è fatto abbastanza bene. Arriva quasi del tutto assemblato, con un piccolo libretto di istruzioni in varie lingue, fra cui l'italiano. Bisogna montare le due ruote con camera d'aria gonfiabile. Prima bisogna inserirgli due assi a sgancio rapido. Saranno molto utili quando vorremo riporre il carrellino per togliere velocemente le ruote. Il timone, suddiviso in due parti, deve essere fissato al corpo del carrello attraverso due bolloncini con dado autobloccante. Nella confezione troviamo anche un set ultra economico di chiavi per il montaggio. È presente poi un sistema di aggancio rapido che va fissato al tubo sotto la sella della bicicletta. Sul lato frontale del carrellino troviamo un piedino sollevabile da utilizzare quando il carrello non è agganciato alla bicicletta. La cosa che non mi ha esaltato è il fatto che il fondo del carrello è in plastica, anche se tutto sommato questo rimorchio non è fatto per caricare pesi eccessivi. Volendolo si può sostituire con qualcosa di più resistente, è fissato con delle semplici viti. Ai lati del timone troviamo due comode maniglie, utili per spostare il carrellino quando non è attaccato alla bicicletta. Non ho ancora utilizzato il carrellino per lunghi tragitti, ma la cosa che si nota subito è che non ha sospensioni. Certo, per il prezzo pagato non si può pretendere di più. Ho in mente degli upgrade per questo carrellino. Forse a breve arriva qualche nuovo video sull'argomento. Ciao, alla prossima!